Cari amici, felice giornata. Come accennato in un precedente post, mi trovo qua a Parco Suardi con il mio fedelissimo Del, in sinergia con questo pacco riciclato. Ecco qua. Allora, sono due moduli, due scatole di alluminio. Ne ho trovate una decina in discarica con della componentistica che non serviva più a nulla, per cui ho recuperato i contenitori e internamente ci ho messo le batterie. Ecco, qualcuno mi chiederà: ma da dove vengono le batterie? Semplicissimo, le batterie erano prima all'interno del computer qua dietro. Le batterie erano praticamente quelle del computer. Che cosa succede? Che la batteria dura un anno, ma non è che le batterie sono esauste, non danno più energia, sono praticamente nuove, nel senso che se tu provi la tensione a monte arriva perfettamente, ma a valle no, perché tra il monte e la valle entra a posto un microchip che a quel punto qua non ti dà più la corrente. In parole povere, io ho recuperato delle batterie dei computer portatili e ho le assemblate dentro qua. Allora, un appunto sulle batterie. Le batterie, essendo tutte a 3,7 volt, ovviamente io ho due moduli. Un modulo che è a 7,4, che è questo qua, e l'altro modulo che è un 11,1. La somma delle due tensioni si arriva a un 18,6, che è più che sufficiente, anche se il DEL è un 19. Alcuni computer vanno a 16, e altri mi sembra che vanno 21. Comunque il discorso è che questo è tutto materiale, diciamo, da discarica. Autonomia, come ho già scritto nel mio post, è più che notevole. Riesco tranquillamente a vedere tre film da un'ora e venti, un'ora e mezza senza sosta, e non si interrompe proprio niente. E se mi limito a stare nel mio sito e andando a vedere ogni tanto qualche videoclip, arrivi ad avere una durata anche di 7-8 ore. Ecco, magari il prossimo video ne assemblo un altro. Ovviamente questo qua è il mio un attimino rozzo, ma dato che questo qua fa da campione tutte le volte tra i vari tipi di batterie che recupero, in quanto non tutti i computer hanno gli stessi tipi di batterie, per cui ci sono quelle tonde e quelle piatte, e a seconda delle dimensioni con quelle piatte posso mettere tutto in un modulo. In ogni caso, adesso mi sono rivolto a un amico falegname, sto facendo su delle scatole sia di ebano che di noce, ovviamente che non con quelle uscite qua, con giusto giusto col tuo gecchettino, cioè fatte diversamente, insomma, è quello che uso io per sperimentare qui a tutto. Con questo vi saluto, vedo che qua il tempo guardali qua felici e contenti, guarda dove siamo, in Belgio.